Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dove festeggiamo con 2 settimane di ritardo i 1000 iscritti al canale. Ok, oggi quando faccio questo video siamo circa 1026, quasi 1030 iscritti. Io vi ringrazio moltissimo, sapete che preparo i video con un paio di settimane di anticipo, quindi obiettivamente arriviamo oggi a festeggiare qualcosa che è già successo almeno 15 giorni fa o qualcosina in più, a seconda adesso di quando pubblicherò questo video. Grazie, grazie, grazie millissime. E siccome abbiamo raggiunto i 1000 iscritti e i 100 video nel canale, grazie a un video su ACF, ho deciso di regalarvi un nuovo video su ACF, questo meraviglioso plugin che a me piace tantissimo e che vi consiglio caldamente. Allora, facciamo che vi iscrivete al canale, mi lasciate un bel commento alla fine del video, un bel like sul video, cliccate la fantastica campanellina per non perdervi nessuna delle prossime pubblicazioni. Facciamo partire la sigla e noi ci vediamo tra un attimo. Avete fatto? Grazie millissimo ragazzi. Allora, oggi vediamo come creare le theme option, le opzioni del tema, cosa abbastanza nota a tutti quelli che utilizzano dei temi a pagamento, dei temi premium, ok? Cioè questa sezione all'interno del sito che ci permette di andare ad inserire tutti quei contenuti che non fanno parte di una singola pagina, di un singolo articolo, ma che sono presenti magari in tutto il sito. Quello che oggi voglio creare insieme a voi è esattamente una sezione all'interno del backend di WordPress, di questa installazione di WordPress dove ho già caricato ACF Pro e installato il mio solito tema Sensei, ok? Quindi una sezione dove poter andare a creare una top bar dove inserire il numero di telefono e permettere al vostro cliente di gestirsi in autonomia quella simpatica dinamica. Ci sono almeno altri due modi di fare la stessa cosa. La prima è attraverso i widget di WordPress, cioè creare una sezione ad hoc con i widget, però la trovo un po' più macchinosa per i clienti da gestire, cioè fanno un po' fatica. Dobbiamo sempre cercare di creare delle situazioni che siano il più facili possibile a livello di comprensione e di esecuzione da parte di chi gestirà poi il sito, che magari non è un utente esageratamente sgamato. La seconda opzione possibile è quella di andare a creare attraverso il function nel customizer, la sezione personalizza una funzione ad hoc che possa essere gestita da lì. Anche questo è abbastanza semplice da fare, ma ho visto che molte volte gli utenti che utilizzano i miei siti, mandarli nel customizer e mandarli in guerra è praticamente la stessa cosa. Quindi creiamo la situazione più facile, un'area dove dirgli: ehi, vuoi cambiare il numero di telefono? Ma fallo da lì. Ok? Fantastico! Allora, come si fa a fare tutto questo? Beh, la prima cosa da fare, che mi sono anche ovviamente già fatto, come vi dicevo prima, è installare ACF Pro. Allora, questo fantastico plugin del buon Elliot Condon, obiettivamente lo sapete già, è a pagamento. Ergo, per poter eseguire queste operazioni, tirate fuori i soldi, barboni, ve lo dovete comprare nella versione. Io sono un fortunato possessore, come già detto altre volte, di una licenza lifetime. Poi mi sono aperto tutti i file del tema con Atom, ok? In maniera che posso andare a mettere le mani per mostrarvi velocemente quello che voglio fare. Nondimeno, poi dobbiamo andare a visualizzare la pagina delle opzioni che ci mette a disposizione il buon Elliot, come sua consuetudine nella documentazione del suo sito ufficiale, e trarne le dovute conclusioni e considerazioni per poter eseguire le nostre operazioni, ciò di cui abbiamo bisogno. Allora, quello che io voglio fare è creare una top bar qui sopra, ok? Dove andare ad inserire il numero di telefono e rendere questo numero di telefono, come dicevo prima, gestibile da parte del mio cliente attraverso un'area ad hoc che chiameremo Team Option, opzioni del tema. Fare questo con ACF Pro è facilissimo, ok? Non richiede nemmeno grandissime competenze. La cosa ovvia è che bisogna conoscere i temi e sapere come andare a strutturarli. Ma ovviamente chi non sa mettere le mani nei temi non ha nessun motivo di dover utilizzare ACF. Bene, allora partiamo dal presupposto che nel file header del mio tema ho deciso che devo inserire la mia bella top bar. Allora, la nostra top bar la potremmo andare ad inserire direttamente qui, sotto l'header, prima del content. Allora, punto top bar, tab, e qui andiamo a inserire ipoteticamente del codice ad catsum, come piace a noi, per poter andare a visualizzare qualcosina dall'altra parte. Ripeto, non sto qui a rompermi le balle con l'HTML, il CSS, eccetera, voglio spiegarvi la funzionalità. Quindi, già fatto questo, se torniamo nel nostro tema, ricarichiamo, dovrei poter vedere la mia famosa scritta. Eccola qua, qua sotto, vedete? Bene, allora sì, perché abbiamo ovviamente la top bar di WordPress che ci rompe le balle. Vabbè, andiamo a sistemare velocemente nel foglio di stile queste dinamiche. Allora, andiamo nel foglio di stile. Mi ero già preparato la posizione corretta dove scrivere. Lo facciamo qua. Allora, punto top bar. Width 100%. Facciamo un padding, facciamo una ventina di pixel sui quattro lati, così si sposta anche un po', tanto abbiamo il box sizing. Border box,
Poi andiamo a dargli un colore di background, se no non si vede una mazza. Facciamo 1515115 e poi andiamo a dare un colore al testo, se no è nero su nero, capirai. Salviamo, ricarichiamo. Non si vede un cazzo, perché? Perché ovviamente stiamo lavorando col CSS in WordPress e quindi abbiamo il problema della cache. Vi basta svuotare la cache nel modo in cui preferite. Io di solito utilizzo sempre lo strumento di svuotamento di cache con ispezione elemento aperto, ok? E vedete che abbiamo fatto tutto. Voglio adesso creare ovviamente l'opzione che permetta al mio titolare del sito di gestirsi in autonomia questa dinamica. Allora, vediamo un po' cosa dice il buon Elliot. Allora, qui c'è un bel video che ci spiega come fare, quindi volendo potreste anche bypassare il mio, fermarvi qui e andare direttamente a vedere il video di Elliot. No, buono! Allora, vediamo, dobbiamo andare a prenderci. Questo esempio mostra come creare un'opzione di customizzazione con dei children, con dei figli. A noi obiettivamente non serve tutta sta roba, ma partiamo da sta base qua. Allora, mi vado a copiare questo codice. Lo copio e lo vado ad inserire nel mio file function che si trova qui. Alla fine del function mi vado a creare un commentino acf team options, che non si sbaglia mai a mettere ordine, questo lo sapete, e mi copio la funzione. Ah, c'è un aggiornamento di Atom da fare, va bene. Allora, di tutte queste a me non servono i children, mi serve solamente la funzione principale, quindi obiettivamente me la vado a sistemare. Non sto neanche qui a rompermi più di tanto le balle a sistemare, a mettere testi eccetera eccetera, insomma potete fare e scrivere quello che volete, ok? Però già avendo fatto questo, se non abbiamo sbagliato niente, ricaricando la pagina dovremo trovare, vedete, i team settings, eccoli qua. Ci clicco, passo di qua e mi dice che non c'è nessun gruppo ovviamente di setting già fatto. Allora, per poter andare a creare un nuovo field group, clicco qui su. Mettiamo un titolo, lo chiamiamo top bar, che così sappiamo che è quella. Poi aggiungiamo un nuovo campo e gli diciamo, che ne so, tel, visto che dobbiamo mettere un numero di telefono. Campo di testo mi va benissimo in questo caso. Qual è la vera operazione importante da farsi adesso? È quello di andare a dire che vogliamo mostrare questo field group se, vedete, scendo qua sotto, se pagina opzioni, quindi team option page, è uguale a l'unica che lui trova, team general settings. Fantastico. Allora, quindi fin qua abbiamo fatto tutto giusto. Torno su, faccio pubblica e ce l'abbiamo, ok? A questo punto, se la matematica non è un'opinione, il buon Elio ci dice, ehi, ok, allora adesso nel punto dove vuoi mostrare questa cosa, metti la solita funzione theField con il nome del field che hai creato, per noi tel, ricordatevelo, io me lo dimenticherò tra un attimo, e aggiungi la dicitura option. Ok, però intanto andiamo a verificare se effettivamente abbiamo creato questa sezione. Va che ben? Ok, ce l'abbiamo, fantastico. Allora vado ad inserire del testo a caso. Più 39 000, ciao 000 xxxxxxx, ok, faccio update, quindi creo il mio testo a tutti gli effetti, ok, fantastico. Dopodiché torno nel mio header, ok, e come ci ha suggerito il buon Elliot, qui vado a scrivere php the underscore field aperta chiusa tonda tac tel, quindi lo slug che abbiamo utilizzato per le nostre opzioni. Come seconda opzione devo scrivere option, come seconda voce. Chiudo PHP, salvo. Se ho fatto tutto giusto, una volta che andiamo a ricaricare questa pagina, non ci sarà più il testo provvisorio, ma ci sarà il testo che abbiamo inserito nelle team option. Ok? Ragazzi, allora, capite da soli che questo è un esempio semplice, ma vi apre un mondo infinito di possibilità che in ogni dove potete andare ad inserire praticamente qualsiasi cosa e customizzarla. Quindi se mettete insieme questo video, il 100° video del canale dove vi ho mostrato come creare i blocchi custom, e l'altro video su ACF dove abbiamo visto come funziona grosso modo ACF creando delle piccole card da inserire nelle pagine, c'è un mondo di cose che possiamo fare grazie a un plugin che è sì a pagamento, ma che merita tutti i soldi che costa. O perlomeno questa è mia opinione personale. Ovviamente di tutto questo, se usate i temi premium, non ve ne fate assolutamente niente. Se non avete conoscenze
di PHP o almeno un minimo di conoscenza dei temi di PHP, dei linguaggi, di tutto questo non ve ne fate assolutamente niente. Quindi questo plugin va unito a professionalità e competenza. Ragazzi, anche per oggi è tutto, mi sembra. Lasciate tutte le domande del caso. Conto di fare, se avrete piacere, altri video su ACF, che ho visto che vi sono piaciuti un sacco. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, see you next time.